Ora vediamo, stamattina sto riuscendo a vedere un po' di qualcosa del Firenzuola, che è una squadra molto debole. Amici Sportacolo 0, ben ritrovati. Siamo con Agostino Iacobelli per parlare di Serie D e di San Giovanni. Intanto Agostino, ti ringrazio per questa tua Grazie per la disponibilità per questo Sportacolo 0. a voi. È sicuramente il 28 di luglio. Non pensavi che dopo quasi 2 mesi di campionato c'era questo scontro al vertice San Giovannese Firenzuola? No, minimamente, perché si sa nelle difficoltà che eravamo partite, anzi eravamo ancora in eccellenza il 28 luglio, quindi non eravamo ancora stati ripescati. Sì, obiettivamente era impensabile, ma oltre noi anche il Firenzuola, perché anche il Firenzuola l'anno scorso si è Certo. salvato all'ultima giornata, quindi era impensabile che dopo 8 giornate ci fosse questo scontro. Siamo ultra felici, ultra contenti, però volevo ribadire che è tutta roba meritata. Mi hai detto bene a dire il 28 luglio, perché noi, anzi, forse il 25 luglio siamo partiti lavorando bene. Noi, questa è una squadra che lavora bene, il lavoro secondo me paga sempre. Tanto sei reduce dal pian castagnaio, un successo che probabilmente ti dà 3 motivi di orgoglio. Il primo di aver riscattato, come dire, la sconfitta di Coppa, l'eliminazione di Coppa. Il secondo di aver agguantato 3 punti importanti per l'economia della classifica. La terza per aver dato una dimostrazione a chi di dovere di come si organizza la squadra di calcio. No, ma io non so nulla contro, anzi, io sono stato benissimo a Piancastagnale. Ho lavorato bene, mi hanno dato la possibilità di lavoro. Io non ho nessun. I motivi li sa, chi deve sapere i motivi per cui sono andato via li sa, quindi basta quello. Poi, Questa è la soddisfazione del no, ma successo. io a me, sinceramente, non, io, a me importa dei 3 punti, poi che se non li do a Piancastagnale, poi da Dall'altra un'altra parte a me non interessa. Io penso di aver dato il mio contributo. Nell'anno e mezzo che sono stato, soprattutto come qualità di gioco, perché poi le partite si perdono e si vincono, però io penso che a livello di qualità di gioco, anche l'anno scorso, fosse anche di più, giocavamo veramente bene, secondo me. Poi è normale che se perdi una partita come a Castelfranco, come a Ravenna, che domini per 80 minuti e pigli un tiro in porta, purtroppo il ci calcio è sta, faccio questo. questo. Però io non ho nessuna rivalsa, anzi io ringrazio il presidente, il direttore e tutta la città di Questa Piancastagnale. comunque per voi è una settimana importante, dove ci avete avuto questo turno infrasettimanale e siete riusciti a superarlo, malgrado le assenze. Insomma, c'erano assenze, parlavamo di assenze importanti come quella di Calo Greco. Sì, domenica mancava sia Calori perché però ha recuperato per la partita di mercoledì. Ora anche l'altro giorno ha risentito un pochino, infatti l'ho fatto uscire dopo 7-8 minuti del secondo tempo, però ora oggi valutiamo il tutto. Sì, un gruppo di ragazzi l'ho detto che è una gioia allenarli. Io spero, vi ho detto in questi giorni, fin quando si va così, teniamo il piede sull'acceleratore, perché sono tutti Bisogna, punti che mettiamo sì, da per parte per quando verranno, vivere tranquilli dopo, insomma. che sicuramente ci saranno. Non, è impensabile rendere, magari. Intanto questo momento va vissuto, insomma, fino in fondo, insomma, va appoggiato fino in fondo. Problemi di formazione, o perlomeno idee sulla formazione da mandare in campo? No, vabbè, in linea di massima, ora vediamo. Stamattina sono riuscito a vedere un po' di qualcosa del Firenzuola, che è una squadra molto temibile. Per noi, vediamo oggi, perché ieri è stata quasi una giornata di riposo per quasi tutti, e oggi vediamo come si presentano i mezzi acciaccati e poi valuteremo il tutto domani mattina. Per concludere, non all'allenatore della San Giovannese, ma al conoscitore della Serie D del calcio. Mille viaggi in testa alla classifica, in questo momento è davvero la sorpresa. Guarda, io neanche a fare l'opposto, stamattina ho visto un po' di Firenzuola Villa Biagio e devo dire che Villa Biagio gioca veramente bene. E anche il Firenzuola che ho visto anche contro la Pianese, ma già un mese e mezzo fa glielo dissi ai ragazzi: ricordatevi quello che vi dico, il Firenzuola arriverà fino alla fine, perché è una squadra ben messa in campo, quadrata, ed è anche una piazza che porta un po' di gente, quindi c'è anche un po' di entusiasmo Estivo anche da sé. inteso. Quindi per il Villa Biagio a me non mi fa nessuna sorpresa, come non me la fa neanche il Firenzuola, però Certo. tutte le partite sono da giocare. Tutte le partite da giocare. Allora, ti ringrazio per la tua Grazie a voi. disponibilità, ci ritroveremo la prossima settimana.
e ringrazio quanti ci hanno seguito fin qui, quindi 9.000.